things, diciamo. Oltre in Scape, non so per dirti una serie di nomi, basterebbe andare su il l'AutoCAD, quello che viene la Microsoft, che viene usato moltissimo. Impress. Impress, sì. Viene, gestisce le immagini vettoriali, però un attimino è. Se vado su internet e scrivo su qualsiasi motore, cioè, trovo veramente di tutto. Escape è gratuito, lo trovo su tutti i sistemi operativi, o almeno quelli maggiormente usati, che sappiamo benissimo quali due sono. Se io invece vado a scalare l'immagine, io ho la possibilità di premere questo pulsantino, lo vedete, e io a questo punto posso creare la mia immagine di larghezza 600, ma l'altezza la posso lasciare uguale, vedete cosa succede. Quindi mi permette un attimino di intervenire e di giocare sulla mia immagine. Cosa succede se aumento i pixel per pollice? Se io vado a vedere qua, parli della scala immagine. Sì. Quello sotto. Quello sotto? Se lo porto a 150. Fai una prova. Cioè, vabbè, qui adesso non lo vedi, ma in stampa, vedi cosa poco, succede? In stampa, cosa succede? In stampa va, in teoria, già così l'immagine è nella sua formato, in teoria dovresti avere più risoluzione. Ma me li volevo dire, me li aggiunge lui i colori? Difficile che riesca a fare qualcosa di valido proprio, effettivamente. Altre cose che io posso fare, allora, come abbiamo visto, io posso togliere via questo flag e posso decidere io di fare qualcosa di un po' diverso. Quindi, non so, l'immagine la posso un attimino restringere. Ci sono delle volte che viene utilizzato quando io ho un'immagine, devo fare dentro un iframe, dentro un determinato documento, dove io posso anche restringere leggermente, tanto è quasi impercettibile all'occhio. Ho raggiunto quasi le dimensioni, ma di solito tante volte la stessa immagine non va bene, quindi non viene molto utilizzato per fare quello. Un'altra cosa che io posso fare invece è gestire la dimensione della superficie. In questo momento io ce l'ho di una certa grandezza, potrei fare dimensione superficie. Dimensione superficie, lo vedete? Avete visto? Sì. Io in questo momento la mia superficie della mia immagine l'ho allargata, lo vedete sotto come era prima. Io in questo momento nella mia immagine la sto allargando, la mia immagine, posso anche andarla a prendere e dire la voglio, se premo centrata me la centra, posso dirgli la voglio in angolo, la voglio avere una determinata parte, eccetera. Se io a questo punto faccio ridimensione, voi vedete che mi ha allargato la mia dimensione, dove io posso aggiungere qualche altra parte del disegno. Okay. Vedete? Il mio disegno, la mia tavola di disegno è diventata molto più grande. Nel senso, mica faccio un sfondo, invece di tagliare, di dimensionare, chiudo questa, io sono solo. Vabbè, se succede che io ho la mia immagine, devo aggiungere una seconda immagine affiancata o al lato, perché voglio fare una composizione di foto, eccetera. A quel punto, da questa immagine, io mi allargo lo sfondo e metto la terza immagine, la seconda immagine al lato. Oppure voglio fargli qualcosa di particolare, voglio creare dei. Ma dipende un attimino dalla fantasia che può avere uno di voler fare qualcosa di interessante, eccetera. Ok? Domande su questo? Domande su questo punto? Mi sembra abbastanza chiaro, abbastanza semplice. Se volete fare delle prove, me lo dite. Ma se io rimpicciolisco invece, che l'immagine diventa più grande della mia. Cioè, beh, diciamo che una foto rimpicciolita non perde di qualità. No, ma usando questa funzione che hai usato tu,
tu l'hai allargata e posso mettere più spazio attorno. Ho spazio attorno. Se io faccio io la, l'immagine la rimpicciolisco, dunque la foto deborda dal, dall'immagine. Sì. Cosa mi, quando io la salvo, cioè, cosa mi succede? La parte, la, la parte esterna viene. È come se io la ritagliassi? Sì, sì, come se tu la ritagliassi. Ma io posso anche dopo... la dimensione, l'immagine, io nella dimensione superficie mi fa anche permesso di poterla diminuire. Vedi la mia immagine? Sì, lo posso fatto. Dire benissimo, la dimensione mi prendo solo quel pezzo, solo se l'avessi tagliata. È come se io l'avessi tagliata? Sì, ci sono maniere un pochino più veloci per farlo, migliori, che fare proprio questa maniera. C'è un taglierino che dopo vedremo più avanti che mi permette di tagliare, dimensionare le foto, scegliere il particolare della foto che mi interessa, anche perché ripeto, tante volte quando io mi trovo un'immagine grande magari mi interessa solamente prendere un campanile, prendere una casa, prendere un oggetto, eccetera, prendere quel pezzo. Farlo in quella maniera non è il massimo. No, era solo per capire la logica del, cioè, dell'operazione, cioè cosa succede. Ok, altra cosa che adesso noi passiamo è un'immagine, una volta che io l'ho fatta, l'ho creata, eccetera, la devo un attimino salvare. Cosa significa la devo salvare? Io la voglio salvare sul mio computer, quindi faccio in questo caso file. Se voglio salvarla sull'immagine originale premo in questo caso salva, cioè, in questo caso è un'immagine già presa, quindi io già lui ha un file dove poterlo salvare sopra tutte le modifiche che ho fatto, oppure facendo salva con nome automaticamente mi viene fuori una nuova maschera. Questa nuova maschera mi farà vedere fuori il nome del file che io ho fatto. In questo caso io avevo scelto un'immagine JPEG. Teniamo presente che se io invece ho faccio un'immagine nuova, per esempio, e faccio salva, lui l'immagine che di solito mi fa venire fuori come di default è l'XCF, che è il formato XCF, che è il formato di preferenza di GIMP. Qual è il vantaggio di questo? È che qualsiasi cosa io faccio all'interno della mia immagine viene salvato, quindi tutte le varie azioni, tutti i vari livelli, eccetera, vengono salvati. Quindi se io domani devo rielaborare quell'immagine, posso aver perso 2 ore oggi, non li perdo il giorno dopo, nel senso che una volta che l'ho salvato lo ritiro fuori e vado anche a fare le mie operazioni, eccetera. Nel caso io avessi salvato in formato JPEG, in quel caso io avrei salvato la situazione com'è in quel momento, quindi perdendo tutti, avrebbe avvertito tutti i livelli e li avrebbe messi tutti insieme. Qual è lo svantaggio? Lo svantaggio è che salvare una immagine in XCF mi causa grandezza grossa del file, perché deve salvare tutte le informazioni che devono esserci. Quindi se io ho l'immagine finita, conviene a me, se devo metterla su un sito internet, devo fare qualsiasi cosa, devo consegnarla a un amico, eccetera, metterla su dischetto, mi conviene salvarla nel formato che desidero salvarlo, quindi non so, JPEG, GIF, PNG, eccetera. Dopo vi spiego un attimino le differenze da salvarlo in JPEG o in GIF o in PNG, eccetera. Se invece la devo salvare perché domani devo riprenderla, mi conviene averla salvata in XCF, nel formato proprio standard di GIMP. Lui però niente, se non io lo guardo, mi permette anche di salvare tantissime altre tipologie di immagini di altri tipi di programmi. Vedete, se vado giù, ho veramente di tutto come tipologie di immagini. Le tre immagini, i tre tipi di immagini che tendono a essere più utilizzati sono il JPEG, che è l'immagine che di solito io trovo in circolazione, il GIF o il PNG, hanno le stesse caratteristiche. Il vantaggio del GIF e del PNG è che mi salva anche quello che è il livello alfa, cioè la trasparenza. Quindi se io nell'immagine, diamo un esempio, se io nella mia immagine ho, quando creo la mia immagine,
nuovo, immagine, vado su opzioni, e invece di colore bianco metto una trasparenza, e a questo punto voglio metterci una immagine qualsiasi. Quindi andiamo sul mio documento. Morte. Cosa? 7 volte di più pesa la stessa immagine. Perché ripeto, salva tutto.